Ciao amici di Tariato Games, buonasera. Seconda giornata del campionato su PC. Sono tornato su PC e incredibilmente vado a fare il giro gratis oggi. Direte voi, perché non è la domenica i giri gratis? Sì, assolutamente. Solo che vi confesso che questo video è stato registrato mercoledì pomeriggio ed è l'ultimo giorno. Infatti, vedete, termina fra 10 ore e 15 minuti. Per prendere il giocatore la settimana scorsa. Ringrazio Alessio per avermelo. Io lo sapevo, però dice: ma forse non c'ho il tempo. Su PC ho fatto giocare l'intelligenza artificiale e mentre intanto lavoravo, quindi ho potuto fare tutto. Quindi prendo il giocatore gratis e magari lo metto in campo. Chi mi farebbe comodo? Valverde, Vitigna, che ho. L'avete visto in versione un po' più scarsa, diciamo, ma anche Musiala. Lewandowski, per il mio tipo di gioco, mi serve meno, come mi servono meno questi altri giocatori. Ma vabbè, vediamo chi esce. E poi vi faccio vedere le modifiche al modulo e anche un po' di giocatori in squadra. Vediamo un po' chi esce. Eccolo. Jorgensen, il portiere. No. Se qualcuno vuole perorare la casa di Jorgensen, faccia pure, ma per il momento rimane fuori. Rimane fuori dalla rosa, perché intanto qui ho qualche cosina, ho sistemato, ho rinnovato un po' di contratti e poi voglio provare una modifica consigliatami da Fabio. Ciao Fabio. Con due trequartisti ho ritirato fuori un Kimmich d'annata, che comunque arriva a 98, con Pedri, con Casemiro, Mbappé e Messi. Difesa rimane la stessa, c'è Neuer, c'è Romario in panchina, Neymar, Cafu. Ho ripreso York, l'ho livellato, Forlan, Raul, Vitigna, che magari con la A va qua, poi vediamo com'è, Romero, Busquets e Giroud, che non è livellato, ma vabbè, anzi, facciamo una cosa, mettiamo Thuram, che se la partita va bene lo faccio entrare e mi si livella un po'. Thuram è più proficuo al mio stile di gioco. E allora, pronti, andiamo a giocare il campionato dopo le due vittorie di ieri. No, questo è il campionato normale, campionato di football, eccolo qui. E anche oggi facciamo due partite perché c'è stato questo preambolo, diciamo, e tre partite sono troppe con il preambolo. Poi vi devo dire la verità, in questa settimana ovviamente c'è Pasqua, ci sarà qualche giorno in cui non posso giocare e devo un po' velocizzare le registrazioni, diciamo così. Comunque, vediamo un po' come va. Quattro tacche. Divisione 4. Una bella sfida. 2724, però, in teoria. E allora, mettiamo il bianco per lui. Schema di gioco. Bene Ter Stegen, male Casemiro. E andiamo a mettere Sergio Busquets. Anche Sergio Busquets è collante. Andiamo un po' con questi due trequartisti. Un pochino più offensivo, sì, indubbiamente. Andiamo a mettere Romario per il momento. Ho messo qualche abilità aggiuntiva a Messi e Mbappé nel frattempo. Pedri 99. Beh, allora andiamo a mettere in campo Pedri. E basta, Casemiro giù, Thuram, eccetera. Va bene, avversario 4-2-1-3, 2724. Speriamo di avere la meglio su di lui. Che vi devo dire? Poi dopo nel gioco c'è sempre da vedere. Allora, andiamo. Ci sono pochi dubbi sul fatto che a questa Mancini. Gara sia stata riservata un'attenzione speciale nel calendario degli appassionati. Le aspettative sono aumentate con il trascorrere dei giorni e l'attesa è diventata adesso davvero febbrile. Tutto è pronto. I tifosi sugli spalti potranno finalmente assistere allo spettacolo per il quale hanno pagato il biglietto. Per chi ci segue da casa, siamo lieti che abbiate scelto di passare le prossime due ore in nostra compagnia.
No, fuori gioco? Cori, colori, passione. Da queste parti cavacca di niente, però. E il clima prepartito è davvero intenso. Speriamo di assistere a una partita degna di questo pubblico. La partita è già cominciata. Galatasaray e Italia. Balotelli. Balutello. Hanno già riconquistato palla. La gioca in avanti con un filtrante. Ci provano con la transizione rapida. Ci prova con un pallone profondo. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. L'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio. Fa viaggiare il pallone in verticale. Coman la mette in tocca. Grande questa parata. Ecco, wow. Tiro. Eh no, il tiro manca clamorosamente il bersaglio. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Romario. Kimi. Bello. Romario. Prova con una palla filtrante. Romario ha visto partire il pallone, no. Si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Ottima giocata difensiva. Coman sceglie di andare per vie verticali. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Kimi vede la partenza del compagno e prova a servirlo. No! Trova un modo per passare. Intervento pulito, senza rischiare il fallo. Ottima chiusura qui sul tentativo di dribbling. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Riceve in ottima posizione. Attenzione, c'è spazio in partenza. È tutto solo davanti alla porta. Mbappé. No, che parata, certo non un intervento di routine. Bisogna lodare l'estremo difensore, ha letto benissimo la situazione. Palla a cercare la profondità. Palla dentro di Mbappé. Miracolo di Urca, che parata. Vantaggio del portiere. Una parata eccezionale, un intervento d'applausi. Guadagnano un tiro dalla bandierina, il primo assoluto del match. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Passa il pallone, però male. C'è la palla lunga in avanti. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Errore qui, buono. Pallone sprecato. Che giocata in dribbling. Traverso. No, Mbappé, dai. A quanto pare riescono a causare più problemi attaccando dal lato sinistro. Stanno sfruttando i varchi che gli vengono concessi su questa fascia. La difesa deve cambiare qualcosa per contenere gli avversari da quella parte. Stanno rischiando grosso. Palla in avanti verso il compagno. Allunga il piede verso il pallone. Cercano la ripartenza rapida. Può essere buona. Veramente pericolosa. Non sono riusciti a ottenere qualcosa di meglio in questa occasione. Una bella giocata nello spazio. Billingham. Galatasaray recupera la palla e si prepara a reimpostare. Prova a superare la difesa con un filtrante. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Vede lo scatto e cerca la profondità. I due qui non si sono capiti e la si è sfumata. Brutta palla qui nella terra di nessuno. Tenta di addomesticare un pallone lungo sulla corsa. Qui può partire il contropiede. Tocco morbido. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa.
La mette sulla sinistra. La mette in avanti. È troppo lungo, non ci può arrivare. Ah, che rischio che mi sono preso. Bello, bello, bello. Vai, Pedri. Vai, vai, vai. Giocata di classe pura. Ah, no. Camavinga. Camavinga. Giocata interrotta. Devono essere più. Gioca ai football solo per sentire Caressa che dice Camavinga. Camavinga. No, 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 no. Ragazzi, con questa squadra che sta in divisione 4 è forte. Però allora, signor Vitigna, tocca a lei. Signor Messi, tocca a lei. Per rendersi conto che la percentuale di passaggi riusciti in questa prima frazione è stata molto bassa. Ce lo rischiamo? Sì. Deve signor Neymar, tocca a lei. Per i giocatori in campo, ma sono certo che l'allenatore cercherà di spronarli e magari effettuerà anche qualche cambio. Dai. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. E si ricomincia a giocare. Dopo l'intervallo no, che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita e lo spettacolo migliorerà. Prova a darla profonda nello spazio. Buono. Pallone interessante in verticale. Ecco il tiro. Sono di nuovo avanti e non è un caso che abbia segnato lui. Nei momenti importanti si fa sempre trovare pronto. Povero portiere qui. Era riuscito a opporsi alla prima conclusione, ma non poteva fare nulla sulla ribattuta. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Il mister starà ridendo sotto i baffi. No! La sostituzione ha avuto proprio l'effetto positivo che sperava. Punteggio di 1-0 a referto. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. Camavinga! Peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Questa azione dimostra quanto possano essere efficaci i passaggi filtranti. Ma non basta, una volta lì bisogna fare gol. Ancora una volta la difesa non regala niente. Cerca la traccia in profondità. Ah, peccato. Che rischio si è preso con questo pallone. Camavinga. Si fanno intercettare. Bravo Neymar. Serve più precisione e velocità. Felipe Melo. The attendance for this match was 71,550. Ed ecco un'altra rimessa laterale. È l'approccio giusto, devono dimostrare una certa decisione se vogliono raccogliere i frutti di azioni simili. Ormai non hanno altra scelta, devono solo attaccare. Sono d'accordo con te. Davis. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Anticipa bene, intercetta la rimessa. La gioca a sinistra. Davis. Prova sul secondo palo. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. No, perché? Sventa l'attacco senza sforzi apparenti. La butta lontano dall'area. È una buona occasione per trovare spazio. Camavinga. Ecco Mbappé. Il passaggio aveva i tempi giusti, così come il difensore. Fa viaggiare il pallone in verticale. La gioca in profondità. Possono far male in ripartenza. Adesso sceglie di andare per vie verticali. Grande Hakimi. E passa. Può vedere la porta da lì. Prova a prolungare in avanti.
prova con una palla filtrante. Il portiere la spedisce su. Palla oltre il gioco fermo. No, Busquets è molto stanco, ma che metto? Potrei mettere Beckenbauer, ma difensore? Romero, dai. Anche Mbappé stanco. York. Abbiamo York lì davanti. Ok. Come vedete, qualche piccola differenza tra la versione PC e PlayStation c'è. Ad esempio, non compare il nome dell'utente, compare solo il nome della squadra. Nel menu di gioco viene fuori tieni premuto A per una posizione più precisa. Piccole cose che comunque non lo rendono proprio del tutto identico. Comunque adesso vediamo di portarci a casa questa vittoria, perché l'avversario... Pallone interessante in verticale. Meritano gli applausi del pubblico per la loro fame di gol. Vogliono mettere il risultato al sicuro e non lasciare niente al caso. Ecco York. Prova a beccare lo scatto sul fondo. Vede lo scatto e cerca la profondità. Prova a darla profonda nello spazio. Ecco York. Eh beh, questo è fallo abbastanza netto, diciamo. Lo confesso. C'è Messi? Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Ha cercato la giocata nello spazio, ma non riesce. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Sembra sia calcio d'angolo, infatti è così. E il loro secondo corner del match. Ancora zero per gli avversari. Mi manca Rudiger. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Fabio, questo è un errore pesante secondo me. Ha tirato da posizione invitante e doveva trovare la porta. E fa su il rinvio degli avversari. Cerca il movimento di sé in profondità. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Usa le sue doti tecniche. Traversone di Cialanoglu. Rubare palloni così non è mai un caso. Allarga il gioco a destra. La gioca in avanti con un filtrante. Vai York, vai. Occhio al tiro. E c'è la rete. Si va a godere il primo abbraccio dei tifosi. Primo gol per lui con questi colori. Bravo ragazzo. Conclusione straordinaria all'angolino. Inutile l'intervento del portiere. Complimenti all'avversario, con la squadra del 2007 sono scesi in campo concentrati. Mi ha fatto sudare. Davvero bravo con 2007. No. Ok. E allora, andiamo di altra partita. Vediamo se riusciamo ad avvicinarci alla divisione 4. Aia, tre tacche, cominciamo, speriamo bene. Divisione 4, Pomparoschi. Ok. Oh, Neymar, che bello. Pedri.
Casemiro mi dà più fiducia di Busquets. Lì davanti sono belli che felici. Mettiamo Cafu. Mettiamo un po' Cafu. Formazione avversario 4-2-4. Inzaghi, Lautaro, Odegaard. Va bene. Ben ritrovati amici da casa. La partita che vi presentiamo non ha probabilmente la build dei grandi match, ha un'importanza anche relativa nel quadro generale della competizione, ma l'orgoglio è un sentimento ben presente in questo sport e i suoi protagonisti non ne sono certo immuni. La competizione e lo spettacolo in campo non potranno che guadagnarne. Godiamoci 90 minuti del nostro sport preferito. Oh, buono, bello, 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 bello. Che stadio magnifico. È davvero una struttura fantastica, un teatro perfetto per una partita tanto attesa. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Beşiktaş e Italia. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Prova ad allargare. Palla recuperata e ora possono ribaltare rapidamente l'azione. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Prova a verticalizzare. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Vinicius Junior. Ecco il filtrante per Filippo Inzaghi. Çalhanoğlu resta in piedi e se ne va di forza. C'è la palla lunga in avanti. Pedri ci prova con un pallone profondo. Palla filtrante per Messi. Una bella giocata nello spazio. Prova a superare la difesa con un filtrante. Ottimo senso della posizione. Pericolo sventato. Fa viaggiare il pallone in verticale. È libero di creare pericolo. E passa! No, peccato. Bravo, Cafu. Il Beşiktaş riconquista subito la sfera. Messi. No! De Bruyne. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Prova a darla profonda nello spazio. Lancio lungo del portiere. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. La recupera con grande senso della posizione. Velocità di reazione e manovra offensiva sventata. E poteva sfruttare meglio il corridoio che si era venuto a creare. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Eh no, no, Pedri, no. Suggerimento fuori misura. Lautaro Martinez. Çalhanoğlu. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. La gioca in avanti con un filtrante. Il Beşiktaş al calcio di punizione. Giusto. Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. Oh, c'ho qui gli schemi. Bravo Ter Stegen. Va dato atto al lavoro magistrale della difesa. Sta togliendo ritmo all'offensiva degli avversari. Mbappé. Possono far male in ripartenza. Adesso cerca la traccia in profondità. Estremo difensore, la caccia lunga.
Pedri. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Pedri. De Bruyne. Sceglie di andare per vie verticali. E beh. Vinicius Junior. Prova con una palla filtrante. Brutta palla qui nella terra di nessuno. Pallone interessante in verticale. C'è il cross. Passaggio intercettato. La mette in avanti. Occhio, possono ripartire qui. Allarga e gioco con pallone a sinistra. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Il portiere la calcia lontano. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. E qui prende, no, questo non era fallo. Punizione. Hernandez. Prova a fare tutto da solo. Sulla destra. Vede la partenza del compagno e prova a servire. Peccato. Buono. Trova un modo per passare. Conclusione. Palo. Mbappé. Meno male. Pazzesco. Non c'è da sorprendersi. La squadra aveva bisogno di lui e ha risposto segnando un gran gol. Manca pochissimo alla fine del primo tempo e devono pensare a capitalizzare questo vantaggio. Era al posto giusto, al momento giusto. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. 1-0 dunque. Lautaro Martinez. Grande Ter. Stegen. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Il primo tempo va in archivio con un solo gol sul tabellino, che al momento è quello che decide anche la partita. Negli ultimi 45 quanto minuti si stanca Mbappé. Che primo tempo hai visto, Luca? Brutta sorpresa sul ribaltamento di fronte e adesso la partita è in salita. Devono fare un esame di coscienza e mantenere la calma per rimettersi in carreggiata. 1-0 al termine di questa prima frazione. Vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. E iniziano i secondi 45 minuti. Un solo gol di differenza sta decidendo il match finora. Messi vede lo scatto e cerca la profondità. Difesa ancora decisiva. Palla filtrante per Messi. Ecco il Kobel, chiude la porta. Mitico Kobel. Ci prova di nuovo. Bel tiro. Sono andati vicini al gol. Aveva margine per fare meglio Fabio. Da lì uno come lui deve almeno trovare la porta. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Vinicius Junior. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Palla a cercare la profondità. Grande movimento nello spazio. Cafu la metterà. Colpisce. Mamma mia. PC o PlayStation, i pali questo periodo sempre. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Ødegaard. Sbaglia il passaggio, mal calibrato. Non è troppo lontano, cerca il tiro. Fuori di poco, sfortunati qui. Ha forzato il tiro. Sicuramente poteva trovare soluzioni più efficaci con l'aiuto dei compagni. La gioca a sinistra. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. Prova a giocarla in profondità. La mette in profondità per il compagno. Vinicius Junior. Accetta la sfida e ne esce vincitore. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. In avanti può far salire i compagni. Lautaro Martinez. C'è Messi. È una buona occasione per trovare spazio. Vede l'inserimento del compagno. Messi. E il pallone finisce in rete. Ne hanno voluto un altro e adesso lo possono gestire con più calma. Azione rapida e letale. Non bisogna mai lasciare spazio a questa squadra per partire in contropiede. Hanno dimostrato più e più volte di essere micidiali in velocità. Dentro Romario.
Me lo rischio, sì, me lo rischio Durama, dai. Per farlo salire un po' di livello. Spero di aver fatto una boiata enorme. C'è ancora, c'è ancora mezz'ora. Vabbè. Ragazzi, io sto trovando una fluidità sui PC che su PlayStation oramai era un miraggio. Boh, vabbè, andiamo avanti. Primo cambio in arrivo, serve uno spunto dalla panchina. 2-0 dunque. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Romario. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Marquinhos. La dà indietro per evitare grane. Il discorso qualificazione sembra ormai chiuso. La tentazione di abbassare i ritmi della manovra è più che giustificata. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Turan, 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 Turan. Ci provo. Chance per Tiago. Che bello. Tre gol di vantaggio. Bravo Turan. Pur non livellato. Doveva solo appoggiarla in porta. È stato lasciato troppo libero. Grande sforzo di squadra per questo gol. Per liberare così bene un finalizzatore di razza, normalmente sorvegliato speciale, i movimenti di tutti devono essere... Marcus Thuram! De Bruyne fa viaggiare il pallone in verticale. La gioca in avanti con un filtrante. Va alla ricerca di un compagno davanti. Prova con una palla filtrante. Peccato. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. A volte è necessario dimostrare un po' di pazienza, aspettare il momento giusto per servire i compagni. Un passaggio un po'... Attenzione al tiro! Vabbè. Eh sì, trova la rete! E vedremo se questo gol darà loro la forza mentale per credere nell'impresa. Povero portiere qui, era riuscito a opporsi alla prima conclusione, ma non poteva fare nulla sulla ribattuta. Si è fatto trovare pronto, ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. Lo so che è un po' forzato Kimmich trequartista, però non rende mica male. E Vitigna. E Sergi Busquets. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Non mollano. Hanno trovato un gol importante. Il pallone per Neymar. Neymar lo sposta di peso. Grande Pujol. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Cerca l'uomo là davanti. Cerca la traccia in profondità. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Potrebbe essere un'azione importante. Difesa però ben posizionata. Può concludere. E c'è il gol. In situazioni del genere è facile concludere. Sai che è finita la partita. Però non è stato questo il caso. Quasi non ci crede neanche lui di essere stato lasciato così libero. Con le sue doti balistiche deve essere marcato stretto, altrimenti vedi Fabio, sono guai. Sono guai, sono guai. Speriamo di vedere presto il risultato positivo della partita. Bene, hai vinto. Connessione debole. Ok. Ragazzi, per oggi è tutto, domani proviamo la promozione, ultimo punticino da conquistare, faremo un video un po' più breve, devo guadagnare un po' di tempo sui giorni prima di Pasqua. Buona serata, ciao!